Spinoza era nato ad Amsterdam il 24 novembre del 1632, nella comunità giudaico-portoghese, quindi da una famiglia di marrani o ex marrani. Eh, il padre, eh, Michael de Spinoza, eh, aveva un commercio di frutta esotica. Spinoza era figlio della seconda moglie del padre, la prima era morta. C'erano altri fratelli e sorelle. Frequenta, come tutti i ragazzi della comunità giudaico-portoghese eh, le scuole della comunità, dove studia soprattutto all'inizio la Bibbia, studia l'ebraico. Impara eh, lo spagnolo che è in qualche modo la lingua adotta nella quale vengono tradotti anche testi portoghesi. Ma la lingua eh, di Spinoza, eh, la lingua familiare, eh, la lingua parlata nella comunità, quindi anche nel commercio, è il portoghese. Naturalmente Spinoza conosce anche il nederlandese perché eh, gli era necessario per comunicare con la comunità più ampia nella quale vive. Ci sono notizie della sua frequenza della scuola e anche delle tasse pagate fino al 51-52. Poi, e poi non ci sono più documenti. Eh, certamente eh, nella eh, comunità giudaico-portoghese e soprattutto nella scuola frequentata, eh, eh, i maestri, alcuni biografi lo dicono, puntano su Spinoza come, ad un, come su un futuro rabbino, certamente su una promessa per eh, la comunità. Ci sono però alcuni episodi che... In qualche modo modificano eh, la vita del giovane Spinoza nel 52 scoppia la guerra una delle ripetute guerre tra l'Olanda e l'Inghilterra, e una nave eh, sulla quale il padre di Spinoza aveva investito quasi tutti i suoi averi, viene affondata. Quindi il padre è ridotto quasi in miseria. Spinoza eh, che già certamente partecipava all'impresa paterna, eh, deve prendere in mano più direttamente il commercio. Ci sono documenti eh, da mh, alcuni decenni scoperti e anche recentemente su questa attività commerciale di, di Spinoza. Nel 1954 il padre muore e la, la ditta eh, viene rilevata da Spinoza e dal fratello Bento. Esistono i documenti proprio eh, in cui... Si attesta dell'esistenza di tale firma eh, Bento i Gabriel de Spinoza. Bento era il nome portoghese di Spinoza. Il suo nome latino era Benedictus e il nome ebraico Baruch. Eh, per cui lo si può trovare citato in queste tre forme. Dunque, dal 1954 fino al 56, certamente, Spinoza eh, si occupa del commercio e frequenta assiduamente la borsa. È nella borsa di Amsterdam, nella celebre borsa, la più potente borsa del, del tempo, che Spinoza incontra alcune, alcune conoscenze importanti che gli resteranno eh, vicine e, per, e saranno per lui significative per tutta la vita. Altri mercanti, ebrei e non ebrei soprattutto, per esempio quel Jerich Yelles, che dopo un po' si ritirerà dal mercato e si darà alla filosofia, che seguirà Spinoza costantemente e che eh, assumerà su di sé le spese per la pubblicazione delle sue opere postume. C'è dunque un'attività secolare di Spinoza, un impegno nella vita quotidiana. E Spinoza intenta processi. E una volta abbiamo i documenti. Di un processo che aveva intentato a un creditore che dopo varie sollecitazioni non si decideva a restituire quando gli era stato dato. Dico queste cose, che sembrano anedotiche, per mostrare un lato della personalità di Spinoza che solitamente non viene conosciuto. Spinoza ha vissuto pienamente quella che si chiama la vita attiva. Prima prima di eh, operare una sorta di conversione filosofica, prima di decidere di dedicarsi interamente alla filosofia. Ma come è, com è avvenuta questa conversione? C'è un episodio centrale nella sua vita. Il 26 luglio del 1656 la comunità eh, giudaico-portoghese, i capi della comunità pronunciano contro Spinoza un herem, una sorta di scomunica, dopo che Spinoza, ripetutamente eh, chiamato a giustificarsi, si era ripetutamente rifiutato di presentarsi. Non conosciamo con assoluta certezza i capi di accusa, ma eh, da quanto dicono i primi biografi, eh, le ragioni sembrerebbero essere state soprattutto tre. La prima, Spinoza avrebbe sostenuto che Dio non è soltanto spirito, come si dice, o per dirla cartesianamente, cosa pensante, ma che a Dio inerisce anche un corpo, ossia che la corporeità appartiene alla divinità. Seconda ragione, L'anima dell'uomo è mortale. Terza ragione, Mosè non è il fondatore e capo religioso della nazione ebraica, ma è il suo fondatore e capo politico. Ecco, queste sembrerebbero essere state le imputazioni principali. E ci sono buone ragioni per credere che ehm, queste ragioni. Eh, e queste imputazioni non eh, siano lontane dal vero. Sta di fatto che con eh, l'espulsione dalla comunità eh, Spinoza è costretto a tagliare completamente i ponti, non solo con la propria comunità, eh, ma eh, a essere... Ehm, messo al bando da tutti i membri della comunità perché, perché la condanna eh, si riversava non solo sull'espulso ma anche su tutti quelli che avrebbero avuto eh, contatto con lui. Non dimentichiamo che Spinoza ha 24 anni e quando prende questa decisione è una decisione per lui ormai eh, netta e irrevocabile e dimostra già quindi una oltre a una notevole forza di carattere, già probabilmente eh, di aver maturato eh, alcune idee filosofiche che si manifesteranno eh, nelle opere che di lì a qualche anno comincerà a comporre. Spinoza è costretto ormai a frequentare assiduamente e, e quasi completamente ambienti cristiani. Eh, ricordiamo che l'Olanda del tempo eh, è il paese più liberale probabilmente di tutta Europa e che accoglie ed ha già accolto eh, quasi tutte le espressioni eh, delle varie chiese, sette e gruppi eh, cristiani eh, più o meno eh, eterodossi. In particolare eh, Spinoza frequenta quelli che eh, si chiamano cristiani liberali o cristiani senza chiesa, per esempio collegianti, sociniani, mennoniti, quaccheri, tra questi ci sono i suoi amici più intimi e eh, tra questi si costituisce quel cosiddetto circolo che eh, già a partire, credo, dal 58-59 si raccoglie intorno a Spinoza. Intorno a Spinoza considerato già come filosofo, già come autore. Le altre conseguenze sono che Spinoza ora gradatamente decide di darsi interamente alla filosofia, ha dovuto lasciare il commercio. Quindi si è eh, costruito un mestiere, ha imparato a, 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 a molare le lenti, costruisce lenti per eh, microscopi, per telescopi e vive di questo lavoro, ma soprattutto ormai studia eh, la scienza, studia la filosofia contemporanea, studia Bacone, studia Hobbes, studia soprattutto Cartesio. Studia le matematiche, la geometria, studia l'ottica, sia sotto il profilo teorico che tecnico. Per farsi un'idea della reputazione che Spinoza aveva come cultore dell'ottica, eh, basti ricordare che il giovane Leibniz, quando compone eh, una prima, la sua, il suo primo lavoro sull'ottica, lo manda a Spinoza, lo invia a Spinoza per averne un giudizio. Studia la medicina e eh, entra in contatto non solo con gli esponenti principali della, di quella che possiamo chiamare la intelligenzia eh, dei, eh, del, delle Province Unite negli anni 56-60. Ma anche con, molto probabilmente, con i principali esponenti dell'esperienza eh, repubblicana che si sta conducendo in Olanda a partire dal 1952 e che eh, ha nei fratelli De Witt eh, il punto di riferimento principale. Probabilmente eh, Spinoza è uno dei eh, sostenitori, ma anche dei teorici dell'esperienza repubblicana dei fratelli David. Tutti sanno che Spinoza identifica Dio con natura o sostanza. Ebbene, in una cultura e in una civiltà contrassegnate dal cristianesimo, la nozione di Dio che Spinoza elabora eh, soprattutto nell'etica è una nozione completamente alternativa. Certamente il Dio di Spinoza non è il Dio della tradizione giudaico-cristiana, ma che cosa intende Spinoza per Dio? Forse per avvicinarsi eh, a questa idea conviene eh, usare qualche esempio un esempio che in qualche modo è anche spinoziano per comprendere la natura particolare di Dio del Dio spinoziano è quello del mare ossia del rapporto che c'è nel mare tra la totalità del mare e le onde del mare. Considerando il mare come un intero, noi vediamo delle onde, ma tra ciascuna onda e l'intero del mare non possiamo stabilire alcuna eh, differenza di natura o di realtà, nel senso che l'acqua dell'onda è la stessa acqua. Del mare. Dunque, se da un lato non c'è alcuna differenza reale tra la totalità e le sue manifestazioni, dall'altro invece bisogna pur dire che nessuna delle singole manifestazioni dell'intero o del tutto coincide con il tutto, quindi esiste una differenza reale tra il tutto e le singole manifestazioni. Ora questa differenza è quella che Spinoza chiama differenza modale, ossia le onde del mare non sono altro che modalità della realtà identica del tutto. Ora se vogliamo uscire dall'esempio e dobbiamo uscire dall'esempio, Spinoza intende per Dio la necessità dell'esistenza o l'esistenza necessaria, ossia quella forza o energia che è capace di porre se stessa e che pone necessariamente se stessa in una infinità di manifestazioni. Dio dunque è essere assolutamente infinito, il che significa causa di sé, causa di sé nel senso che è sufficiente autoposizione di sé, ragione sufficiente di se stesso e nell'atto stesso con cui è causa di sé, è causa anche di tutto ciò che è implicato nella sua natura. Dunque, se nella natura del mare è implicato che abbia delle onde, è per la stessa natura del mare che ci sono le onde. Così, se nella natura di Dio è implicato che ci siano delle modalità o delle manifestazioni di tale natura, tali modalità o manifestazioni sono prodotte dalla stessa necessità con cui Dio pone se stesso. Ora si vede che. Questa definizione di Dio coincide esattamente con la definizione più radicale che si possa dare della nozione di sostanza, della nozione aristotelica di sostanza, perché in realtà Spinoza non fa che riprendere la definizione aristotelica di sostanza, ma pensarla nella sua radicalità. Sostanza è ciò che è in sé e quindi si concepisce per sé. Ora, Nient'altro se non l'essere che pone se stesso grazie alla sua infinità e assoluta perfezione può essere chiamato sostanza. Tutto ciò che invece è implicato dalla sostanza non esiste in sé, quindi, non può essere considerato sostanza, ma deve essere considerato modalità della sostanza. Il modo è ciò che è in altro. E quindi deve essere concepito mediante altro. Come si vede, questa concezione di Dio, identico alla sostanza assunta nella sua eh, piena radicalità, e quindi tale da non poter essere che unica e una soltanto, questo concetto di Dio, come, si, come dicevo, non ha più nulla a che vedere se non nella parola con il dio della tradizione giudaico-cristiana. E per questo quindi eh, si può facilmente eh, spiegare la opposizione, eh, la opposizione radicale, che la filosofia di Spinoza ha ricevuto dalla cultura dominante fino ai nostri giorni. Ho detto poco fa che i modi derivano dalla sostanza con la medesima necessità con cui la sostanza pone se stessa ossia la sostanza spinoziana non agisce mediante intelletto e volontà la sostanza spinoziana o oh dio non ha un intelletto in quanto sostanza certo nella sostanza spinoziana c'è anche un intelletto ma la sostanza spinoziana non è un soggetto che intenda e tantomeno agisce attraverso una volontà che possa in qualche modo fungere da filtro o riduttore o mediatore rispetto a ciò che è compreso nell'intelletto infinito. Per Spinoza... Tutto ciò che deriva dalla sostanza deriva dalla natura della sostanza in quanto la natura della sostanza è così costituita. Uno degli esempi ai quali Spinoza ricorre più frequentemente è quello del triangolo. È proprio della natura del triangolo avere certe proprietà. E così come dalla natura del triangolo deriva che, ad esempio, la somma dei suoi angoli interni sia uguale a due retti? Così posta la natura di Dio, segue che esistano le cose che esistono, esista il mondo che esiste così come esiste. Dunque, da tale rapporto deriva un determinismo assoluto e universale di tutto ciò che esiste si dà una causa determinata perché esiste e di tutto ciò che non esiste si dà una causa determinata perché non esiste come si vede in questa posizione radicale del rapporto tra causa ed effetto tra sostanza e mondo della modalità, non c'è alcun posto per l'idea tradizionale di fine. Dio non crea il mondo per l'uomo e l'uomo perché renda gloria a Dio. Spinoza più volte ricorda questa tesi tradizionale ironizza su questa tesi. Pensare una cosa del genere significa rovesciare interamente l'ordine delle cose, subordinare la causa all'effetto e soprattutto significa immaginare un Dio imperfetto, ossia l'essere supremamente perfetto. Che motivi o che sia determinato ad agire o per realizzare un bene, come alcuni credono, quindi in vista del bene, e quindi subordinando la causa prima a qualcosa di esterno, ma abbiamo visto che al di là della causa prima non c'è altro, la causa prima è tutto. Oppure. Subordinandola oppure considerandola carente di qualcosa, ossia della lode che dovrebbe ricevere o dell'onore che dovrebbe ricevere da parte dell'uomo. Come si vede, in questo modo la filosofia di Spinoza si manifesta come una filosofia eh, radicalmente anti-umanistica, se eh, per umanesimo si intende quella posizione del pensiero che considera appunto l'uomo fine della creazione, eh, centro dell'universo, anello di congiunzione del materiale e dello spirituale e si considera l'uomo come una sorta di stato nello stato, eh, come una sorta di eccezione alle leggi della natura. L'uomo, come tutte le altre cose, obbedisce alle leggi della natura e deriva necessariamente da Dio, con la, con le, per le stesse leggi e con la medesima necessità con cui derivano da Dio tutte le cose. La conclusione dunque è che tutto ciò che esiste, in quanto esiste, così come esiste, è perfetto. L'uomo non è sostanza, l'uomo è un modo come tutti gli altri modi eh, della natura naturata. E quando si dice che l'uomo non è sostanza, eh, si dice qualcosa di estremamente grave e scandaloso per la coscienza comune, per la nostra stessa coscienza, per il modo stesso con cui noi oggi, eh, più o meno consapevolmente, eh, rappresentiamo noi stessi e rappresentiamo in particolare l'uomo ebbene l'uomo è un modo ma abbiamo visto i modi sono determinazioni della sostanza relative alla essenza della sostanza stessa da che cosa è costituita l'essenza della sostanza per Spinoza l'essenza della sostanza è costituita da tutto ciò che appartiene necessariamente a un essere assoluto e perfetto. Nulla può mancare a un essere assoluto e perfetto in quanto assoluto e perfetto. Dunque alla sostanza appartengono infiniti attributi. Gli attributi sono ciò che costituisce ed esprime l'essenza della sostanza. L'uomo conosce soltanto due attributi della sostanza poiché partecipa di questi due attributi, ossia il pensiero e l'estensione. E assumendo questi due attributi come esemplificazioni, allora bisogna dire che la sostanza è, in quanto sostanza, tutta estesa ed è simultaneamente in quanto sostanza tutta pensante, la medesima sostanza, la medesima sostanza. Tra pensiero ed estensione, in quanto infiniti nel loro genere, non c'è nulla in comune, ossia l'uno esprime tutte le perfezioni del, del pensiero, l'altro tutte le perfezioni dell'estensione, ma in quanto siano perfezioni della medesima esistenza. Ora i modi non possono essere che modificazioni della sostanza secondo serie infinite di determinazioni finite in ciascun attributo o rispetto a ciascun attributo. Ora l'uomo in quanto modo, che cos'è? È come sosteneva per esempio Cartesio una relazione di corpo e mente, certamente non relazione di due sostanze, intese come corpo e come mente, e neppure propriamente relazione di due modi, intesi spinozianamente, ossia di un modo dell'estensione che è il corpo, qualunque corpo, e di un modo del pensiero che è un'idea l'idea di questo corpo. Non è in termini di relazione che bisogna pensare il rapporto mente-corpo. Spinoza dice espressamente che l'uomo è una sola e medesima cosa, una sola e medesima cosa che può essere pensata simultaneamente, sotto l'attributo del pensiero o sotto l'attributo dell'estensione. Dunque, non due cose o la relazione, o l'intima relazione, come alcuni dicono, di due cose. Non c'è intimità che tenga. L'uomo è una sola cosa che può essere simultaneamente espressa sotto un attributo o un altro attributo, che può essere simultaneamente considerata sotto un attributo o l'altro attributo. Ma è evidente che per essere una sola e medesima cosa che simultaneamente può essere considerata sotto un attributo o un altro attributo, in sé, questa cosa non può essere né pensante né corporea, perché se fosse pensante non potrebbe essere corporea e se fosse corporea non potrebbe essere simultaneamente pensante. Dunque, che cosa è questa, questa unica e identica cosa che costituisce, costituisce l'uomo? Spinoza dice in una, nella terza parte dell'etica che l'essenza dell'uomo è espressa da quella che con un termine latino chiama cupiditas e che è difficile tradurre in italiano, in genere lo si traduce con desiderio, ma è più esattamente la forza con la quale questo ente particolare che è l'uomo tende a conservare se stesso. Si noti che tutto ciò che esiste è mosso dalla forza dalla tendenza, dal conato a conservare se stesso. Il conato che muove tutte le cose a conservare se stesse nell'uomo si chiama cupiditas e la cupiditas è il primo e fondamentale degli affetti. Torniamo per un attimo alla nozione di attributo e al rapporto che c'è tra attributo e sostanza. Abbiamo detto che la sostanza è costituita da infiniti attributi. Ciascun attributo esprime compiutamente, sotto un certo punto di vista, diciamo così, la perfezione assoluta della sostanza. Ora, è evidente che essendo la sostanza causa di sé, è centro, se si può usare questa immagine, centro propulsore o centro energetico di tutta la potenza della sostanza, di tutta la forza della sostanza, ogni atto della sostanza si esprime simultaneamente e identicamente attraverso tutti gli attributi della sostanza. Quindi, ogni atto, per così dire, della sostanza si esprime simultaneamente attraverso l'attributo del pensiero e attraverso l'attributo dell'estensione, il che significa che se questo atto nell'attributo dell'estensione produce un corpo, quello stesso atto nell'attributo del pensiero è idea, idea di quel corpo, poiché corpo e idea di quel corpo non sono altro che quel medesimo atto, pensato sotto i due attributi. E dunque questa realtà, che come si vede in sé non è né corpo né idea, ma è espressione della stessa natura della sostanza, cioè è forza, è energia. Questo atto o energia è ciò che costituisce quell'unica e medesima cosa, che Spinoza dice essere l'uomo, ma evidentemente qualunque altra cosa esistente. Abbiamo visto che l'uomo è fornito di una propria natura, ma vive insieme ad altri enti finiti, vive in una infinità di enti finiti. L'infinità degli enti finiti che circondano l'uomo è certamente più potente, ha maggior forza, della forza che possiede ciascun individuo umano. Per cui. La perfezione o il bene di ciascun individuo umano, consistendo nella sua autoconservazione e in una conservazione che sia il più possibile coerente con la sua natura, consiste, si gioca nel rapporto con le cause esterne. Se non ci fossero cause esterne contrarie, ogni ente conserverebbe in modo indefinito il proprio essere. Ora, il bene eh, dell'uomo si consegue da parte dell'uomo attuando la propria natura, il che significa resistendo alla forza delle cause esterne. Ma quali sono i mezzi che l'uomo ha a disposizione per attuare la propria natura? Ebbene, per Spinoza, eh, i mezzi principalmente consistono nella capacità umana di conoscere e per spinoza l'uomo conosce in tre modi diversi conosce rappresentando il mondo così come il mondo si dà subendo l'influenza delle cose esterne ed è quindi un modo che esprime soprattutto la passività dell'uomo rispetto alle cause esterne questo modo spinoza chiama immaginazio immaginazione che non è da intendere nel senso attuale, corrente del termine, ma è da intendere nel senso di capacità di riproduzione del mondo esterno, quindi includendo anche la sensibilità, includendo la memoria e includendo la capacità di comporre e scomporre le immagini. Ma c'è eh, un secondo modo di conoscenza che esprime propriamente la natura umana ed è quello che Spinoza chiama ragione. La ragione consiste nella conoscenza del mondo mediante nozioni comuni, ossia mediante nozioni che appartengono a tutti gli uomini. Ma questa conoscenza non consente all'uomo di eh, entrare in relazione immediata con l'oggetto conosciuto, con l'essenza dell'oggetto conosciuto, poiché la ragione funziona discorrendo, cioè passando da ciò che conosce a ciò che non conosce ancora attraverso deduzione, attraverso inferenze. C'è invece un terzo genere di conoscenza che è adeguato come la conoscenza razionale, ma è più potente della conoscenza razionale perché riesce a porre l'uomo in rapporto diretto con l'essenza delle cose. E questo si chiama intelletto. Ora, eh, per poter conseguire il proprio bene, cioè per poter attuare la propria natura, è necessario anzitutto che l'uomo eh, sia in grado di eh, farsi guidare prevalentemente dalla ragione e dall'intelletto, perché solo in questo modo può conoscere adeguatamente le cose. E poiché per Spinoza esiste una relazione di identità, tra rappresentazione e stato affettivo, ossia e modo con il quale gli affetti si organizzano, a una conoscenza prevalentemente inadeguata, cioè una conoscenza di carattere immaginativo, corrispondono degli affetti inadeguati, ossia degli affetti che... Indicano soprattutto la passività dell'uomo rispetto alle cause esterne, quindi passioni, mentre a una conoscenza adeguata corrispondono, o meglio, una conoscenza adeguata si esprime o è costitutiva di affetti adeguati, ossia di azioni, esprime la potenza dell'uomo. Quindi direi che in generale la possibilità di giungere alla perfezione umana passa per Spinoza essenzialmente attraverso il perfezionamento della conoscenza. Spinoza ha dedicato molto tempo e molte riflessioni alla questione politica. Per comprendere bene il senso della sua riflessione politica bisogna eh, considerare la situazione eh, delle province unite eh, degli anni in cui viveva Spinoza. Ossia, come dicevo poco, poco fa, si tratta eh, di un paese nel quale esistono probabilmente tutte le chiese, tutte le confessioni religiose, eh, eh, non solo cristiane, eh, esistenti al mondo e nel quale il problema del rapporto tra autorità religiosa e autorità politica, soprattutto negli anni dell'esperienza repubblicana, costituisce il problema principale della regolazione della vita sociale. Dunque Spinoza giunge alla riflessione sulla eh, natura e sulla, sulle funzioni della politica attraverso questo problema, cioè il problema del regolamento dei rapporti. Con eh, l'autorità religiosa e con l'espressione della vita religiosa. E, e questo ci spiega perché la sua opera, la sua principale opera eh, concernente, o la, la, se non la principale, la, più in, la, la prima opera concernente la riflessione politica di Spinoza ha il titolo curioso di trattato teologico politico. È un trattato nel quale si mostra chiaramente qual è l'origine della riflessione politica spinoziana. Ma poiché esiste un testo di riferimento per tutte le confessioni cristiane che eh, esistono e hanno rapporti tra loro in Olanda, che è la Bibbia, e l'interpretazione della Bibbia costituisce uno dei problemi principali, se non il problema principale, nei rapporti tra le varie confessioni, è evidente che l'interpretazione eh, della Bibbia costituisca anche un oggetto non eliminabile di riflessione filosofica. E dunque non sorprende che Spinoza dedichi i primi 15 capitoli del Trattato teologico-politico a costruire una dottrina di interpretazione razionale delle Scritture. Una volta elaborato questo metodo che è un metodo in gran parte nuovo e che richiederà tre secoli quasi per essere accolto e assimilato. Spinoza discute i problemi del rapporto tra fede e filosofia, tra autorità religiosa e autorità politica. E poi entra nei temi specifici della riflessione politica, in particolare affrontando la questione del diritto. E affrontando la questione del diritto, Spinoza esprime già la sua tesi fondamentale, ossia la identità del diritto con la potenza o con la forza che ciascun ente possiede. Ossia la celebre equazione: ognuno ha tanto di diritto quanto ha. Di forza. Si potrebbe discutere qui, accennare alle principali differenze che esistono tra il pensiero eh, politico di Spinoza e il pensiero politico di Hobbes, per esempio, eh, rispetto alla nozione di diritto. E forse è il caso di accennarvi perché è lo stesso Spinoza, che eh, in una lettera nella cinquantesima, eh, si esprime esplicitamente sull'argomento perché si tratta effettiv effettivamente di un argomento importante. La differenza che Spinoza sottolinea in questa lettera rispetto ad Hobbes consiste in questo: che mentre per Hobbes il diritto naturale che tutti gli uomini hanno nello stato di natura e che li conduce a essere perennemente in guerra l'uno con l'altro, poiché tutti hanno diritto a tutto. Mentre dicevo il diritto naturale, nel momento in cui, condotti dalla paura, gli uomini decidono di riunirsi, viene interamente deposto nelle mani del sovrano e quindi gli uomini rinunciano ai propri diritti, per Spinoza ci sono dei diritti naturali inalienabili che non possono mai essere attribuiti ad altri sotto pena di perdere la stessa umanità. Tra questi diritti, per Spinoza, ve ne sono due in particolare che sono essenziali per l'ordine e la costituzione degli stessi Stati, e cioè il diritto alla libertà di parola e il diritto alla libertà di pensiero. Bisogna ricordare che il sottotitolo del trattato teologico-politico indica appunto esplicitamente questo fine del trattato, dimostrare che concedere da parte dello Stato il diritto alla libertà di pensiero e di parola non solo non turba la pace dello Stato, ma è una condizione necessaria per la pace e l'ordine dello Stato. Se si scorrono eh, le storie dell'idea di tolleranza eh, si vede che non manca mai un riferimento o addirittura un capitolo eh, su Spinoza come teorico della tolleranza. E per Spinoza teorico della tolleranza eh, si intende soprattutto lo Spinoza difensore del diritto alla libertà di pensiero e di parola. Ora c'è però una strana eh, situazione eh, nelle, nelle opere di Spinoza, dico proprio eh, dal punto di vista filologico, che il termine tolleranza, quando eh, Spinoza tratta di questi argomenti, non ricorre, la parola non c'è, c'è una sola volta il termine tolleranza, ma assunto nel senso etimologico tradizionale di sopportazione. Sopportazione di, di, di un dolore, sopportazione di un peso, ma non nel senso moderno del termine con il quale si indica il riconoscimento ad altri di una fede o di un eh, pensiero che non coincida con il nostro. E questo credo che non sia senza ragione, perché se osserviamo la nozione spinoziana di diritto, eh, noi vediamo che sotto il profilo teorico, molto probabilmente, Spinoza non riconosceva come adeguata la nozione di tolleranza per esprimere la relazione tra gli uomini. Rifacciamoci un momento a quello che si diceva all'inizio intorno al rapporto tra la sostanza, la causa prima e i modi in particolare quel modo che è l'uomo. Se i modi e tutto ciò che esiste, quindi come determinato e finito, esiste per necessità della natura divina, in quanto deriva necessariamente dalla natura divina, ogni cosa esistente ha diritto ad esistere semplicemente perché esiste. Dunque, poiché tutto ciò che esiste, compreso l'uomo, esiste non solo come corpo, ma anche come mente, identicamente, per il medesimo atto della medesima sostanza. È evidente che riconoscere ad altri il diritto alla diversità significa riconoscere semplicemente che l'altro esiste. Il suo semplice esistere implica il suo diritto ad esistere così come è. Non diverso in nessun senso e in nessun modo. Quindi, essere tolleranti nei confronti della diversità del pensiero altrui o della diversità della fede altrui, per Spinoza, ha tanto senso quanto essere tolleranti rispetto al fatto che l'altro abbia il naso più lungo o più corto o abbia i capelli biondi o i capelli neri. Perché l'altro pensa e sente esattamente come deve pensare e deve sentire per la necessità che così lo costituisce. Naturalmente eh, le conseguenze di una tale prospettiva sono ampie eh, sotto il profilo politico, sotto il profilo dei rapporti sociali e, e il discorso sarebbe molto lungo e, e, e interessante, credo anche molto utile e molto opportuno. Nel tempo nel quale viviamo. Vorrei concludere eh, ricordando soltanto una tesi spinoziana che ricorre nella quinta parte, nella quinta parte dell'etica, laddove si tratta della libertà dell'uomo. L'uomo che abbia condotto a perfezione, naturalmente quando si tratta di perfezione, per l'uomo si tratta di una perfezione limitata, che abbia condotto a perfezione la propria conoscenza, quest'uomo sa, come si diceva un momento fa, che tutto ciò che esiste, in quanto esiste, ha diritto ad esistere così come esiste. Dunque, quest'uomo riconosce in tutte le cose, e in particolare negli altri uomini, non come diceva Hobbes, dei lupi rispetto ad altri lupi, ma come dei dei degli dei rispetto ad altri dei. Questa è proprio una espressione spinoziana. L'uomo è dio per l'altro uomo, ma se l'uomo è riuscito a purificare le lenti, per così dire, della sua mente e allora si stabilirà tra gli uomini che possiedono questa conoscenza, un regime di libertà, che è la sola condizione per l'amicizia tra gli uomini. Un tema molto importante eh, dell'etica dell spinoziana, anche se appena sfiorato, credo sia proprio il tema dell'amicizia. Perché solo nell'amicizia gli uomini sono, come dice Spinoza, gratissimi gli uni agli altri e sono utilissimi gli uni agli altri, cioè sono dei per gli altri uomini.